Buonasera, diamo il benvenuto a Green Reports a ingegner Luca Rastello, Buonasera. amministratore di Rastello Group. Allora, iniziamo intanto presentando il gruppo che è nato nel 2002 e in questi 10 anni è diventato una delle realtà più significative nel nord e centro Italia. Sì, allora, la nostra società ha iniziato ad operare nell'ambito dell'innovazione tecnologica, di cui si parlava prima che è uno dei fattori di successo. Soprattutto in questo periodo per la sussistenza proprio delle imprese. E dopo, diciamo così, nel corso del tempo si è andata specializzando nel settore della sostenibilità ambientale, però coniugando l'innovazione con la sostenibilità. Tant'è vero che uno dei nostri motti, insomma, è innovazione sostenibile, cioè oggi secondo noi non è più possibile fare innovazione senza pensare all'ambiente e al tempo stesso, diciamo, l'ambiente ha bisogno dell'innovazione. Quindi è da questo connubio di innovazione sostenibile, che si riuscirà, diciamo così, puntando sul futuro, a essere più competitivi. Ecco, dalla vostra esperienza, c'è realmente una sensibilità sempre più crescente, con sensibilità ambientale naturalmente? Ci sono più aziende che vogliono intraprendere questo percorso sostenibile? Sì, diciamo che la spinta alla sostenibilità in realtà viene dai governi, cioè dalla politica. A livello comunitario sappiamo che la sostenibilità a tutti i livelli, ambientale, ma anche se la pensiamo rivolta all'essere umano, si parla di sicurezza, no? Diciamo così, è promossa in modo consistente attraverso fondi, attraverso sistemi di finanziamento e così via. Per cui le aziende di rimando sviluppano, sono portate a sviluppare prodotti che tengano conto di questi aspetti, chiamiamoli sostenibili, ma anche di sicurezza. Pensiamo soltanto al settore dell'auto. Il settore dell'auto ormai, diciamo, tutte le novità, le innovazioni che ci sono, contengono dentro di sé miglioramenti della sicurezza per il guidatore o per coloro che staranno dentro l'abitacolo. Per cui nuovi sistemi di airbag, nuovi sistemi di controllo, viene puntato lì, perché ormai la tecnologia sui motori è quella che è, la carrozzeria è quella che è, insomma, per cui diciamo che è proprio anche un fattore commerciale, non soltanto un fattore, diciamo così, sostanziale, no? Quindi la Cioè la ricerca e sostenibilità l'innovazione vanno verso il settore della sicurezza. vanno verso il settore della sicurezza se li pensiamo, diciamo così, sull'essere umano, diciamo così. Se lo pensiamo Certo. sull'ambiente si chiama sostenibilità. E quindi diciamo, l'innovazione al servizio della sostenibilità fa sì che avremo motori sempre meno inquinanti, motori sempre meno rumorosi se parliamo dell'auto, imprese che utilizzeranno sempre al meglio l'energia e quindi sistemi di controllo avanzati, per esempio di domotica, per andare a equilibrare quelli che sono i carichi di richiesta, i carichi energetici che vengono richiesti in modo da poter alla fine essere più efficienti, piuttosto che anche l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili, perché anche quello è un modo per ridurre, diciamo, l'impatto ambientale in termini di emissioni di CO2 in questo caso. E queste aziende, diciamo, che lavorano in questi settori, sia dell'innovazione e la ricerca che anche il settore della green economy, naturalmente hanno bisogno di fondi, di finanziamenti e spesso e volentieri devono scontrarsi anche con delle difficoltà Certo. per arrivare a questi finanziamenti, a questi fondi. Quindi Rastello Group in questo caso dà assistenza a queste aziende. Sì, lei ha toccato un punto cruciale, perché la sostenibilità ha un aspetto, diciamo, che costa. Ecco, quindi è bella, ma costa.